Qualcuno
Nella mappa del tuo impero, grande capo, devono trovare posto sia la fedora di pietra, sia le piccole fedore nelle sfere. Non perché tutte ugualmente reali, ma perché tutte sono presunte. L'una racchiude ciò che è accettato come necessario, mentre l'uno è ancora. Le altre, ciò che immaginiamo per noi. A sera, i romani amano recarsi a Linz o a Gianico e ammirano con questi due colli la loro città. Lo fanno da 2000 anni e non se ne sono mai stancati. Se ne stanno ammassati lungo le balaustre di Bari e vanno indicando qua e là nel mare di denti e di cupole che sfumano in quella luce violetta unica al mondo, che si accende come se ogni sera fosse l'ultimo. Ecco il Colosseo, ecco Santa Maria Maggiore, ecco la Ventiera, così amano chiamare l'altare della patria, un gigantesco bianco monumento marmoreo fatto erigere da Vittorio Emanuele proprio accanto al Capitolio. Gli uomini spiegano con un certo orgoglio da proprietario, mentre donne e bambini li ascoltano, ammirati, quasi che tutto ciò fosse per loro assolutamente nuovo. La maggior parte di essi, naturalmente, arriva in auto, dato che la strada per giungervi è abbastanza faticosa. Le coppie di innamorati, in particolare, prediligono le motociclette. Meglio se di grossa città, che abbandonano poi con i motori accesi. Il chiasso, tuttavia, non disturba nessuno. Le persone intorno si limitano ad alzare il volume della radio, così che tutti, per intendersi, devono guidare. Ma per loro il guidare è segno di maggiore voglia di vivere. Forse questo può spiegare anche il loro amore per le aree turistiche, altrimenti incomprensibile. Che città, che popolo. Quando abitavano in cima al quarto piano di una casa a torre, dove vi arrampicava una segreta angoscia che nessuno sarebbe mai riuscito a venire a salvare, c'era un momento, un'ora, tra la notte e il giorno, in cui provvedevo a farmi trovare sole. Non sempre, ma quando sentivo il bisogno di ricordarmi dove ero finito a vivere. Al modo, quell'ora era tra le 4 e le 5 del mattino. È il momento in cui la sopraelevata è deserta. Chi doveva ritornare a casa l'aveva già fatto. Il mercato del pesce sotto casa è ancora chiuso e vuoto. Alle 5 cominciano le code di carne e il casino. Un momento di mobilità. Perfetto. E in quella perfezione potevo sentire la città. Nel silenzio della vita, Genova respirava. L'ascoltavo. Il suo respiro era regolare, lento e potente come quello di un grosso cane. Sotto il respiro sentivo il battito del suo cuore e dentro il battito un guizzo. Il guizzo di un cucciolo che soffre. Se in cani sogno, forse sogno anche una città. Non mi vergogno di averlo pensato più di una volta. E nell'ora del lupo ascoltavo la città che sognava. O invece, più ragionevolmente, sognavo Genova che sognava. Se volete credermi, ora dirò come fa un tanto. Città ragazzi. C'è un precipizio in mezzo alle montagne sono scese. La città è nel vuoto. Lì la vede due creste con funi e catene e passerelle. Si cammina sulle traversine di legno, avvenite a mettere il piede negli intervalli. O ci si aggrappa alle maniglie di carne. Sotto non c'è nulla per centinaia e centinaia di metri.
che più di un tanto la rete non raggia. Con il gentile contributo della nostra spettatrice, concludiamo lo spettacolo con un invito rivolto a tutti voi, proprio a tutti. Comincia a leggere un libro. Un libro vero fatto di pagine di carta. Che ha un colore caratteristico, che fanno un rumore particolare con le sfoglie. Rilassati, raccogli. Allontana te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto. La porta è aperta a chiuderla. Di là c'è sempre la luce. Dillo subito agli altri. No, non voglio vedere la TV. Alza la voce, se no non ti senti. Sto leggendo, ma deve essere disturbato. Forse non ti hanno sentito, con tutto quel chiasso. Dillo più forte, dillo. Sto cominciando a leggere un libro. O se non vuoi, dillo. Speriamo che ti lasci in pace. Prendi la posizione più comoda. Seduto, sdraiato, lato contrario. Coricato. Coricato sulla schiena, sul fianco, sulla pancia, in poltrona, sul divano, sulla sedia a posto, sulla sedia a sdraio. Puoi anche mettere la testa in giù, in posizione yoga, così non hanno molto stretch. Certo, la posizione ideale per leggere non si riesce a trovare mai. Una volta si leggeva in piedi, di fronte ad un leggio, si era abituati a stare fermi in piedi. Ci si ricordava così quando si smetteva di andare a cavallo. Bene, cosa aspetti? Stendi le gambe, lunga anche i piedi, sono usciti. Sui braccioli del divano, sullo spinale da poltrona. Sul tavolino da te, sulla scrivania, sul pianoforte o sul mappamondo. Togliti le scarpe prima, se vuoi tenere i piedi sollevati. Sì, ma adesso non restare lì con le scarpe con la mano nel libro e l'altra. Regola la luce in modo che non distanghi la vista. Fallo adesso, perché appena sarai stato prolungato nella lettura, non ci sarà più il verso di smuovere. Fai in modo che la pagina non resti nuova. E non si rifletta sul bianco crudele della carta, rosicchiando le ombre dei caratteri, come un mezzogiorno del sud. Cerca di prevedere ora tutto ciò che può evitarti di interrompere la lettura. Sigarette a portata di mano, se fumi. Il portacenere. Che c'è ancora? Sai. Beh, non che ti aspetti qualcosa di particolare, in questo libro in particolare. Anche perché sei uno che in principio non si aspetta più niente da niente. Tanti, più giovani o meno giovani, che vivono in attesa di esperienze straordinarie. Dai libri, dalle persone, dai viaggi, dagli avvenimenti, da quello che domani ti riserva. Tu no, tu sai che il meglio che si può aspettare è di evitare il peggio. Questa è la conclusione di sé arrivato. Nella mia personale, come nelle questioni generali, addirittura mondiale. E ecco, proprio perché lo hai escluso in ogni altro campo, credi che sia giusto concederti ancora questo piacere giovanile dell'aspettativa in un settore ben circoscritto come quello dei libri, dove può andarti male o andarti bene, ma il rischio della delusione non è grave. Prima di salutarti, vi presentiamo la compagnia, rigorosamente in ordine alfabetico. Yasmin Condolino. Grandiosi spettacoli.